Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Nazume Le Vengo Ombra e siamo in un nuovo episodio di questa serie. Vi ripeto che Yo-Kai Watch l'ho dovuto stoppare, visto che sicuramente avrete notato che non sto facendo più niente di Yo-Kai Watch, ma state tranquilli perché la serie non è finita qui, ci sono molte cose da fare, però purtroppo ho dovuto stopparla per vari motivi. E quindi tra circa una settimana, massimo due, riprenderà anche quella serie. Per il momento andiamo avanti con queste serie, cioè Inazuma Eleven Go e Mario Sonic. Anche quelle per Wii U, tipo Mario Kart 8, Super Mario Maker e anche Splatoon, che ancora non ho iniziato, riprenderanno tra una settimana. Circa, ovviamente, più o meno. Allora, andiamo alla riunione del club, vediamo un po' che cosa ci devono dire alla riunione, che cosa di preciso, che rivelazioni scopriremo. Vabbè, immagino già rivelazioni addirittura. Vabbè, noi andiamo, magari poi non si sa mai, in Azuma può succedere di tutto, ormai lo sapete, qualsiasi serie succede qualsiasi cosa. Quindi allora qui, ok, siamo già nel pieno delle forze, vediamo un po' la riunione che si fa in questa stanza, e cioè la sala riunioni, appunto. Ok, qui ci sono le manager e Celia. Anche l'allenatore non l'avevo visto, mi sa che non c'era prima, boh. Come sapete, il nostro avversario al primo turno del torneo nazionale sarà la Mare Lunare. Le partite della fase finale si terranno al centro sportivo Roulette, che dispone di vari campi di gioco. Il campo viene scelto a caso, quindi non sapremo dove giocheremo fino al giorno della partita. E ogni campo ha una sua peculiarità. Sfortunatamente non ne conosciamo nessuna. Ma secondo l'allenatore Travis e i suoi collaboratori, la Mare Lunare è in combutta con il quinto settore e conosce tutti i dettagli. Ah, ecco, immaginavo. Cosa? Ma non è giusto. Poco ma sicuro. E c'è dell'altro, la Mare Lunare dispone di una tecnica speciale che non ha mai usato prima. Una tecnica segreta. Ma è solo una voce, vero? Sembra che stia diventando molto difficile trovare informazioni affidabili ora che siamo alla fase finale. Non preoccupatevi. Il quinto settore ci metterà di fronte alle squadre più forti del paese per tentare di sconfiggerci. Di questo possiamo essere certi, ma non c'è nessuno che non possiate battere. Collaborando come una vera squadra troverete sempre un modo. Sì, mister. Bene, adesso pensiamo a prepararci. Incontriamoci al campo di allenamento. Ok, andiamo un po'. Dobbiamo anche pensare alla nostra formazione iniziale. Se inseriamo Aitor avremo delle scelte difficili da fare in difesa. Gabi, ci stai ascoltando o no? Cosa c'è che non va? Ma gli sta parlando, cioè proprio davanti a lui gli sta parlando nell'orecchio, come fa a non ascoltare? Vabbè, niente, è solo che la nostra difesa dovrà essere perfettamente coordinata contro la Mare Lunare. Scegli con cura, d'accordo? Qui gli ha detto praticamente di non mettere Aitor. Esattamente gli ha detto questo. Ok, qui nuovo obiettivo del capitolo. Esercitati al campo di allenamento. Andiamo subito. Anzi, andiamoci così, che almeno facciamo prima, in teoria, se possibile, ok. E parliamo con Rosy. Aitor ha qualcosa che non mi convince. Ma chi sono io per giudicare? Continuiamo gli allenamenti, ok? Ok, va bene. Meno male che adesso parlano un po' loro. Aitor, stai bene? È stato Gabi! Mi ha fatto lo sgambetto! Cosa? Aspetta un attimo, io non ho fatto niente! No, dai Gabi! Tra pochi giorni abbiamo una partita importante! Non è il momento di giocare tu! Sì. Sto bene, davvero. Aspetta. Sì, ne siamo certi, Aitor. Aitor, ma perché sei venuto alla Raymond? Sei un... Di qualsiasi cosa si tratti, dilla e basta. E va bene. Sei un imperiale. Come? Sei un imperiale mandato qui dal quinto settore per distruggere la Raymond. Perché a me sembra di sì. Ah, ecco. Beh, rispondimi. Sì, proprio così. Sono un imperiale. Come hai fatto a indovinare? Cosa? Sto scherzando. Cos'è? Non posso neanche prenderti in giro.
mistero. Una cosa del genere. Se era uno scherzo non mi ha fatto ridere. Cosa sta cercando di fare? Ho dei sospetti, ma nessuno mi crede. Non ancora. Chissà cosa, mister. No, niente. Stavo solo pensando a quale strategia usare contro la mare lunare. Ho un'idea. Perché non chiediamo al signor Sharp? In fondo il capitano ha detto che la mare lunare gioca in modo simile alla Royal Academy. E il signor Sharp è un suo amico, no? Scommetto che potrebbe darci un sacco di buoni consigli. Un'idea niente male, Arion. Ok, andiamo a parlargli, eh? Cosa? Vabbè, andiamo a cercare, cioè ad ascoltare i consigli del signor Sharp esattamente dove andiamo, alla Royal? Credo di sì. Sì, alla Royal, ok. Immaginavo. Ovviamente, vabbè. Vediamo un po' di evitare qualsiasi sfida. Ok, c'è quello lì che è abbastanza inquietante, quindi stiamo alla larga. Non vorrei fare sfide proprio in questo momento. Non vorrei essere beccato, anzi. Quindi anche qui stiamo di qua. Anche qua c'è un altro sfidante. Ok, sta andando abbastanza bene, non l'avrei detto. Credevo che ci saremmo fatti beccare al primo tentativo. Cioè al primo sfidante che trovavamo. Questo se non sbaglio, no, questi due qua se non sbaglio non sfidano. Pur andandogli vicino, sì, ok. Ho rischiato non poco, se non era così. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati salvi. Senza aver beccato neanche una sfida. Ed ecco il signor Sharp. Ma tipo chiamarlo al telefono? No, magari si avvicinava un po' a lui. Vabbè, questo posto mi mette ancora un po' a disagio. Sì, anche a me. Allora, volete dei consigli per la partita contro la mare lunare? Sì, qualsiasi cosa possa esserci utile, ok? L'ho detto. Che fanno esattamente quelli lì? Ho un'idea, giochiamo un amichevole, voi contro di noi. Cosa? La mare lunare impiega tattiche simili alle nostre. Giocare contro di noi vi darà un'idea di cosa aspettarvi. E se dimostrate di capire le nostre tattiche, beh, lasciamo stare, giochiamo e basta. Ok. Facciamola, sì, dai, a questo punto, perché no? Tanto il video non è che stia durando troppo, quindi va bene. 23-25, ecco, noi siamo a livello 22, ma in teoria dovremmo farcela lo stesso, quindi giochiamo. Riccardo, Arion, Gabi e Wan Lee. Ok. Sono già tutti in campo, Riccardo, Arion, Gabi e Wan Lee. No, Aitor, Gabi e Wan Lee. Sì, a posto allora. Solo Arion lo voglio mettere un po' più avanzato, tipo al posto di Michael, anche se Michael lì non va bene. Ok, così può andare bene. Tanto adesso ve la faccio vedere. Se dimostrate di capire... Vabbè, ancora. Vabbè. Iniziamo questa partita che è me. Giochiamo e basta, ok? Come dice lui. Siamo in svantaggio di due livelli, ma in teoria dovremmo farcela lo stesso, perché... diciamo, molte persone riescono addirittura con più di due livelli in meno. Ecco qua la nostra formazione tattica, ecco. E vediamo invece quella della Royal senza imperiali, quindi rinnovata. Eccola qua. Iniziamo. Ovviamente allo stadio della Royal Academy. Stadio, vabbè, non è esattamente uno stadio, anche perché... Anzi sì, è esattamente uno stadio, ok, non vedevo le tribune, le ho viste solo adesso. Iniziamo, ok. Perfetto. Quindi questa è la nuova Royal Academy, senza più imperiali. Sembrano una squadra formidabile. Wan Lee, Gabi mi ha chiesto di dirti una cosa da parte sua. E cioè? Vuole che ti impegni di più. Ha detto che sei troppo lento e che un peso dovrei coprire anche la tua zona. Sicuramente, guarda, Aitor. E scommetto che Wan Lee ci crederà. A parte che ancora non abbiamo iniziato la partita. Cosa? Boom! Gabi, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia. Ma... Cosa? Io non ho detto niente. Un attimo, per caso hai parlato con Aitor? Aitor non c'entra niente, sei tu che non ti stai comportando da buon compagno di squadra. Wan Lee, per favore, non dare retta a quello che ti dice lui. Rimaniamo uniti, io e te. Ah, vedo che la Raymond ha uno spirito di squadra invidiabile. E la partita non è ancora iniziata. Appunto. Tieni duro, Gabriel. Ok, abbiamo iniziato la partita. Purtroppo, come la scorsa volta, io non posso farvi vedere lo schermo inferiore, quindi dovete vedere sul radar. Sarà solo questa volta, credo, se non... Vabbè. Cioè, perché in questa posizione
Non sto esattamente a casa mia, infatti devo registrare da un altro posto e qui non riesco a spostare lo schermo. Una posizione un po' scomoda, vabbè. Abbiamo iniziato subito segnando un bel gol con la rovesciata micidiale di Victor. 1-0. Vediamo un po' se... vabbè. Se magari anche riesco a stoppare questo replay, perché è iniziato subito così con la rovesciata micidiale. Vorrei evitare. Grazie, ok. Fin troppo facile, dice Victor. Sì, dopo 4 minuti direi che è fin troppo facile segnare, eh. Direi che c'ha ragione anche Victor. Vai Arion, subito con il vortice turbinoso andiamo a segnare il secondo gol, forza. Avanzate Arion e Riccardo, cioè Victor e Riccardo. No, qui ho sbagliato il passaggio, maledizione. No, non lo uso ancora il vortice turbinoso, perché sennò lo faccio fuori subito tutti i PT. E non è esattamente una gran cosa. Incrocio esplosivo. Questa tecnica veramente mi piace un bel po'. È una bella tecnica. Fallisce veramente poco. Ok, grandissimo Poin, recuperare palla. Poin è un campione. Veramente. Vai Riccardo adesso. Dove c'è Poin si vince. Guardate, lo terrei sempre in squadra solo per quello che fa. Veramente è un gran giocatore. Ora, parata potente. Ah, maledizione, questo me l'ha parata. Non credevo, eh. Non l'avrei immaginato. Vabbè, allora, qui vediamo. No, Arion, no. Di poco non ce l'ha fatta. Rubar palla. Ecco, adesso poi se ci mettono ancora con l'incrocio esplosivo siamo a posto. Vai, maledizione, non c'è nessuno che è pressa. Dai, Victor, ok. Bel niente. Vabbè, forse adesso non la possono più usare. Sì, direi che non possono più usare l'incrocio esplosivo. Dai Michael. Mamma mia, oh. Ma si può. Vabbè. Vai Poin. Guardalo lì come ruba palla. Occhiata furtiva. Con gli occhiali poi. Poin, anzi. Vai Riccardo, dai che sei tutto solo. No, fuori gioco. Credevo che c'era un altro difensore lì vicino invece. Maledizione, non ci voleva questo fuorigioco. Grandissimo recupero invece adesso. È tutto solo, quindi andiamo subito attivando lo spirito. Vai con il direttore d'orchestra. Non so perché l'hanno chiamato maestro, diciamo, nella lista. Boh. Ma avrebbero potuto scrivere semplicemente direttore, invece maestro, boh. Intanto armonia atomica. E la vediamo se la parata potente riesce a pararlo, appunto. Non credo, infatti. Mi sembrava abbastanza difficile, anche se siamo sotto di qualche livello. 2-0, infatti. Ok. 26esimo, siamo quasi alla fine del primo tempo. Continuiamo così. Ok, ora possiamo anche usare il vortice turbinoso, Vai, Arion! Ok, vediamo se riusciamo a fare il terzo anche in questo primo tempo. No, ho sbagliato il passaggio. Dai Victor, no. Michael, non puoi fallire. Ecco, perché ho parlato. Vabbè, è inutile. Michael è contrario di Poin. Cioè, Poin non fallisce mai. Invece Michael, sempre. Vai con la finta boomerang. Ok, meno male. Appena detto che fallisce sempre e non ha fallito. Incredibile. Grande Michael. Ecco. Questo io lo considero un fallimento perché è finito il primo tempo. Ok. Vediamo, questa partita la vinciamo senza sforzo. È ovvio, ci sei te, Poin. Che poeta. Che Poin. Vai, andiamo avanti. Iniziamo il secondo tempo. Ok, supera la linea tratteggiata con la palla. Ci sono anche gli obiettivi adesso. Ok, non va bene così. Dai, Poin, ci sei te. Aiutaci tu. No, non ci credo, ha fallito. No, Poin, non sei tu veramente. Lo so che non sei te. Vabbè, super scatto. Andiamo avanti, che è meglio. In attesa del prossimo, diciamo, intervento di Poin. Ma è un grande Poin, veramente.
Adesso dobbiamo superare le staline però, e non la vedo una cosa facile, visto che non ce la stiamo facendo proprio per niente. Grandissimo Riccardo, ok, gli ha fatto fallire la tecnica. No, vabbè. No, questa non ci voleva. Spero che non mi hanno tolto lo spirito. Ok, no, meno male. Dai che arriva Poin. Guardalo lì che arriva Poin. No, non è possibile. Ok, chi è che mi ha scambiato il Poin vero con uno falso? Chi è stato? Dai, Victor. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. La loro difesa è un colabrodo. Squadra, avviare strategia Delta 3. Ricevuto. Aitor, questa è la mia zona di campo, torna nella tua. Forse dovresti concentrarti di più sul giocare a calcio, Gabi. Che sta facendo esattamente? Mi ha superato. Quindi le difese è davvero il nostro punto debole. Possiamo stare sicuri che la Mare Lunare proverà a sfruttarlo. Ovviamente Jude se ne è accorto subito. A quanto pare... No, maledizione Aitor. Ok, qui siamo nei guai se questo tira... Ecco, con una tecnica. Bomba ballerina. Vediamo un po' se riusciamo a pararlo. Dai Sam, dai Sam. Parata ardente. Grandissimo miracolo di Sam. Vai, passala subito a Poin. Dai che andiamo a segnare. Questo è l'effetto Poin. La parata perché c'è lui. Vai Michael. Ok, siamo in avanti con Victor. Usiamo lo spirito già che ci siamo. Anzi, quello di maestro. Ok, quello lì ormai è quasi finito perché ha 27 PSG. Attiviamo allora Lancelot. Se magari riesco a tirare. Maledizione, non sono riuscito subito. No! Grande vortice, non è riuscito a... Cioè Lancelot non è riuscito a farlo fallire quella tecnica lì. Scivolata. Ok Michael, incredibile, non sta più fallendo. No, ho sbagliato, è in fuorigioco Riccardo. Non passiamolo a lui perché è in fuorigioco. Grande Michael, attenzione. Ecco, qui ho sbagliato tutto perché volevo fare un passaggio più lungo per arrivare a... Cioè, un passaggio più lungo per Victor. Invece non ce l'ho fatta, vabbè. Dai Victor, grandissimo, andiamo a segnare il 3-0. Vai così, angelo perduto. Vediamo se ce la facciamo. Cioè in teoria dovrebbe segnare senza problemi, però sono dettagli questi. Parata potente. Certo che non è poi così potente, eh. C'è da dire questo, se era magari la parata più potente del gioco si poteva anche dire di sì, ma così direi di no. Ok, fin troppo facile direi, e c'hai ragione. No, in verità no, perché per arrivare in porta ce ne abbiamo messo di tempo, però in parte c'hai ragione, perché quando sei davanti alla porta e usi una tecnica è quasi sicuro che hai segnato. Adesso ci riproviamo, magari cercando un altro gol. Sarebbe anche un obiettivo del 5-0, di vincere con S. Vai così, un altro tiro, altro gol quindi in teoria. 4-0. Speriamo, adesso magari mi fa colpo critico e la para. Ah no, non ha usato più parata più potente. 4-0, perfetto. Abbiamo ancora 6 minuti, anzi 5 minuti e mezzo per segnare un quinto gol eventuale. Ok, cerchiamo di segnare magari con uno spirito o con Poin. Ok, vai Poin, ruba palla tu che ci sei. Vai. No, incrocio esplosivo, ha vinto contro l'occhiata furtiva. Capita anche a lui, però stiamo vincendo, questo è l'importante, nel senso che pure se è sbagliato lo scontro, grazie a lui stiamo vincendo, quindi non ci possiamo lamentare. Balzo boom. Ok, abbiamo recuperato palla, perfetto. Vai Poin, ce l'hai tu la palla. Vai Eugene. Dai che ce la facciamo. Giusto nel recupero, mi sono accorto adesso che siamo al 31esimo e 45. Vediamo se riusciamo a segnare un altro. Quindi il 5-0 definitivo e grandissimi così.
Perfetto, 5-0 alla fine. Non credevo, ma siamo riusciti addirittura a vincere con esse. Da che non, non dovevamo addirittura neanche riuscire a vincere per i due livelli di svantaggio. Invece abbiamo vinto proprio nettamente. 5-0 secco proprio. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Solo gli scarpini Royal, però abbiamo l'apprendimento per Shun e PT++ per Gabi. Nuove tecniche. Ok, direi che adesso, appena finiscono i dialoghi, stoppiamo il video. Passiamo ai saluti. Attenzione! Sì, va bene. Grazie. Chiamala un'abitudine, Mark, ma quando ti vedo nei guai mi sento in dovere di intervenire, come quando eri capitano della rete. Te ne sono grato. Comunque, ora dobbiamo andare. Giochiamo a calcio insieme uno di questi giorni. E certo, se allena pure lui. Non riesco a credere che l'allenatore Sharp siederà in panchina, è meraviglioso. Sì, è anche un po' spaventoso. Sempre. Se, credevo, cioè questa frase la doveva dire Eugene per essere corretti, eh. Bene, vorrei parlare della formazione iniziale. Andiamo alla sala riunioni. Ok, direi che lo scopriremo nel prossimo episodio. Finalmente, è ora di scoprire chi scenderà in campo. Eh sì, al momento il tuo problema principale sono Garcia e Casador. Dovresti tenerli d'occhio. Lo so, abbiamo bisogno di una difesa solida, ma loro due non sembrano essere molto affiatati. Direi. Vai alla sala riunioni per la formazione. Ci andremo nel prossimo episodio, come vi ho già detto. Adesso salviamo e passiamo ai saluti. E in questo video, allora... Ah no, ci sarebbe anche da ricaricare un po' di PT, eh? Ma lo faremo dopo, nel prossimo episodio. Allora, i saluti di oggi vanno ad Axel96, Upa Volcanion 1, Giuseppe, Fra Poke Inazuma, Peter Games 04, Andre 2016, Andrea, Danti Tempesta, Mark 21, Pekka 96, Davison o Devison, non lo so, Simeon, Anto 21 e Tezlong. Ok, questi erano i saluti di oggi, ciao a tutti e grazie di seguirmi. Gli ultimi due saluti erano, avrei dovuto farli nel prossimo video perché diciamo, di solito come sapete li divido, però visto che ne erano rimasti solo due, allora li ho fatti direttamente in questo video. Quindi io vi ripeto, vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale se non avete già fatto, anche i miei profili Twitter e più in particolare Facebook, perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale, se magari ci sono problemi o ritardi con i video, vi aggiorno sempre lì su Facebook. Poi vi ricordo anche che in descrizione trovate sempre anche il mio Nintendo Network ID, del Miiverse della Wii U, e anche il mio PlayStation Network ID, se magari volete mandarmi una richiesta di amicizia oppure semplicemente seguirmi. Quindi per questo video allora è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!